Ecco, siamo ora con la dottoressa Laura Schiff, Regione Emilia-Romagna, coordinatrice, la Regione Emilia-Romagna, coordinatrice del progetto Viaggio Italiano a livello nazionale. Sappiamo qualche anno fa, no, si è partiti dai borghi d'Italia, poi ci si sta crescendo, ecco, qual è la promozione, il lavoro che state facendo? Stiamo proseguendo il nostro viaggio italiano in compagnia delle altre 20 regioni, sempre sui borghi, implementando, arricchendo, aggiornando il portale, il sito, la mappa e il materiale divulgativo, e a questo si sono aggiunti i paesaggi d'Italia, l'Atlante dei paesaggi d'Italia. L'Italia è piena di paesaggi, ogni angolo italiano è un paesaggio diverso, e quando il Ministero ci ha chiesto di lavorare sulla raccolta dell'Atlante dei paesaggi, abbiamo pensato di interpretarli con i racconti dei grandi personaggi della letteratura italiana e straniera che li hanno vissuti questi paesaggi, li hanno immortalati nei loro scritti e ce li hanno tramandati. Ecco, noi stiamo raccogliendo, abbiamo già raccolto praticamente 100 paesaggi, 100 autori che hanno parlato di questi paesaggi, ce li raccontano con la loro emozione, un'emozione che intendiamo trasmettere al pubblico, ai potenziali turisti che la sentano e così magari vengono invogliati ad andare a vedere questi paesaggi. Qualche nome, qualche paesaggio? Paesaggi, le Dolomiti, i paesaggi della Sicilia, di Verga, di Pirandello, i paesaggi della Sardegna, di Grazia Deledda, i paesaggi dell'Emilia Romagna, di Guareschi, di Carducci, di Bellocchio, di Pascoli, quindi ce ne sono tanti, oppure i tanti paesaggi raccontati da Goethe, da Byron, che hanno attraversato l'Italia nell'Ottocento. Tutto questo secondo voi come può diventare poi prodotto turistico, meta turistica? Stiamo lavorando per quanto riguarda l'Emilia Romagna con la nostra azienda di promozione turistica a livello nazionale, con l'ENIT, per cercare di promuovere l'insieme dell'Italia, perché ecco, il segreto è proprio questo, vendere, tra virgolette, non è un bel verbo, ma insomma promuovere e far conoscere, divulgare la conoscenza italiana in maniera coordinata, non ognuno per i fatti suoi, soprattutto quando si parla di progetti e di elementi di potenzialità comuni. I borghi sono un patrimonio dell'Italia, non soltanto di ogni regione o di un'associazione o di un'altra. Dobbiamo riuscire a superare questo individualismo e portare l'Italia a conoscenza di tutti. Molto.